I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera a tutti, amici di Casalotto. Allora, un bacio a tutti voi, benvenuti a questa puntata serale. Un saluto al nostro Lio, già pronto, sta già scrivendo, sta già lavorando per domani sera. Yes, ciao Clara, buona serata a te in studio, buona serata a Marco, soprattutto buon venerdì sera a tutti coloro che stanno seguendo questa nuova diretta importante che ci permetterà di avere le nuove informazioni valide domani sera. Perciò tra meno di 24 ore ci sarà l'estrazione del sabato sera. Arriviamo preparati all'estrazione di domani sera? Pochi numeri, pochi passaggi e poche combinazioni per tutti coloro che vorranno e per tutti coloro che stanno seguendo questa diretta. Allora, nel corso di questa diretta, che durerà 40 minuti, andremo a vedere le condizioni, le vincite, ci saranno le notizie, ma abbiamo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda la risintonizzazione. Io penso che Clara ne vorrà parlare un attimino. Infatti, perché anche se la maggior parte dei nostri amici hanno risintonizzato, poi anche grazie a voi, le vostre vincite, sono riusciti a cambiare il televisore, a comprare il decoder, quindi ci vedono regolarmente. Altri, ormai lo sapete, se non ci vedete andate anche su YouTube, su Casalotto TV. Ma attenzione, perché poi ci saranno dei cambiamenti dal 15 marzo, per esempio nelle Marche andremo nel canale 15, poi da fine mese, dal 28 marzo in Abruzzo e Molise passeremo al canale 78, poi ancora in altre regioni appunto ci saranno dei cambiamenti minimi, infatti in Piemonte andremo sul numero 10, in Lombardia siamo già appunto sul canale 13, nel Veneto sul 15, Trentino Alto Adige canale 13, Friuli Venezia Giulia canale 13, Emilia Romagna il 12, quindi segnatelo e così quando appunto magari non ci vedrete più potrete cambiare il canale di poco, un po' avanti o indietro, non so, ma siamo lì, siamo rimasti in zona Cesarini. E quindi scriveteci se avete dei problemi e appunto andate anche su YouTube per sapere magari anche delle notizie, no? Se non ci vedete, non riuscite a trovarci e risintonizzate più volte, chiedete anche ai vicini perché magari potrebbe anche essere un problema dell'antenna del condominio, non Brava. Si sa, per adesso si devono fare tante prove per vedere. Bravissima, tante prove, risintonizzate più volte, provate anche più volte sempre per poter ritornare a vedere Casalotto su 7 Gold, ma sicuramente ce la farete e se proprio non riuscirete, siamo sempre nel web, quindi ci potete trovare. Tra le altre cose, tu hai parlato che molte persone con l'Ambo TV di Lio Di Marco hanno proprio cambiato la televisione, soprattutto col 47-79 alla ruota dell'8 di Bari, ma martedì a tutte le ruote è arrivato ancora un altro Ambo TV, il 25-81, quindi a tutte le ruote e attenzione, perché almeno il decoder avete potuto comprarlo. Allora, vincite di ieri sera, è andata bene, ancora una
travolta al primo colpo di gioco con un fantastico 78-90 alla ruota del Lotto di Venezia. E questi sono Lio e Marco, quindi vi hanno portato 78-87-90 tra Bari Venezia. 78-90 è arrivato ieri sera al primo colpo alla ruota del Lotto di Venezia. Congratulazioni e complimenti per quanto riguarda questa vincita del primo colpo di gioco. Sono arrivati veramente tantissimi scontrini, centinaia e centinaia di scontrini con questa informazione, che era un po' l'informazione del giorno. Ci abbiamo visto bene, anche se non abbiamo fatto il terno, perché l'87, purtroppo solo l'87, è arrivato a Bari e avrebbe dovuto sfaldarsi con il 90 o addirittura 78-87-90. Ma è andata bene lo stesso, perché un primo colpo è sempre un primo colpo di gioco, e il che se ne dica, lasciamo parlare tutti quelli che spesso e volentieri parlano anche poco bene di Lio e di Marco, questo è un primo colpo di gioco, quindi bravi a tutti coloro che hanno ascoltato l'informazione, hanno giocato e hanno vinto l'ambo. Secondo colpo di gioco, ruota del Lotto di Bari, 37-73, purtroppo senza il 90. Se arrivava il 90 era un signor terno, ma va bene lo stesso, perché ambo dopo ambo, la costanza, la continuità dei nostri risultati è sempre molto interessante. Semplicemente martedì, anche con il 9-54 alla ruota nazionale, ambo di figura 9, era anche l'abbinamento del 9-90 e il terno 9-15-54, terno secco, sto parlando del terno secco, non di un terno su 10 numeri. Ecco, l'unico difetto di questo terno secco 9-15-54 alla ruota nazionale è che è arrivato al quinto colpo di gioco. Ma noi nei nostri portali diciamo sempre di valutare le informazioni dai 3 ai 5 colpi di gioco. Molte persone ci hanno scritto che l'hanno perso, perché l'hanno abbandonato. Ci dispiace, ma il gioco del lotto un po' è così. Se crediamo in un'informazione, anche in una sola previsione, portiamola avanti dalle 3 alle 5 estrazioni, e se arriva, arriva un po' per tutti. No, Clara? È vero, sì, dici bene. Ma poi non dimenticarti dell'ambetto a Bari, 45-53, diciamolo. Sì, certo, è un altro primo colpo di gioco, ma i nostri non sono abituati a giocare l'ambetto. Gli ambetti lasciamoli ai leoni del web. Ci sono? Sì, ci sono, che quando fanno un ambetto, magari anche a tutte le ruote, sembra che hanno vinto una cinquina. Quindi gli amici di Casalotto sono abituati a ben altro. È vero, è colpa vostra, siete troppo bravi. Ma non va, è che bene, siamo da 24 anni. È la passione, cara, è la passione che ci veramente induce sempre, quando si hanno 10 minuti, a trovare l'ultimo abbinamento, a calcolare, a rifare dei conteggi. Naturalmente vuol dire tanto la passione. Allora, condizioni per domani sera, avanti tutta con il 90, abbiamo un bellissimo Bari e Firenze con un doppio 45, figura 9, 45 doppio isotopo, terzi estratti, e qua non potevamo non valutare il 90, perché la condizione del 45 è sempre la migliore in assoluta legata al 90, quindi attenzione, perché qua abbiamo un ambo e un terno. Allora attenzione, perché se ieri sera abbiamo vinto il 78-90 a Venezia, la giocata era Bari-Venezia 78-87-90, l'87 è arrivato a Bari, ma manca proprio il 90. Quante volte esce prima un numero, poi esce l'altro numero? Quindi il 90, la ruota del Lotto di Bari, già ce l'avevamo, e questa è una conferma. Del resto anche a Firenze già ce l'avevamo, Bari-Firenze, ieri sera è arrivato 37-73. Poi ancora attenzione, perché alla ruota del Lotto di Bari c'è pure la 37-53, che è un'altra somma 90, quindi vedete come si è schiacciato bene il 90 anche a Firenze
Firenze e Napoli, ancora Firenze. Bene, a Firenze e Napoli ci sarà un terno secco, il terno col 90 del sabato sera, e allora io posso andare in redazione per passarvi questa piccola informazione. Vi dico questo, avanti tutta con il 90, perché sarà estremamente importante domani sera. Andiamo di là. E allora possiamo partire alla grande in questo venerdì sera con il primo portale, che sarà 895095, ripeto 895095, avanti tutta con il 90. Io e Marco abbiamo valutato veramente le migliori informazioni legate al 90, perché ci sono state delle altre condizioni, ma queste anche da statistica confermano veramente questa informazione. Con Bari, Firenze, ambo eterno con il 90, non mezzo numero in più. Quindi vedete che io e Marco non vi diamo lunghette sempre in ambo interno, e il Bari Firenze rispetta la condizione del 45 isotopo, mentre il Firenze Napoli, ancora Firenze con la 21, con la 29-61, conferma il 90, un fantastico triangolo, e su queste due ruote Firenze Napoli avremo il terno del sabato sera con il 90. Bene, io e Marco abbiamo scelto le due condizioni principali e migliori, e allora per tutti voi avanti tutta con il 90, con Firenze-Napoli il terno del sabato sera con il 90 un terno, e il Bari-Firenze un ambo e un terno secco. Ieri sera è andata bene con il 78-90 al primo colpo di gioco, ma attenzione, perché questa informazione ci può dare veramente di più. E allora via con le vostre chiamate.
avete disintegrato le linee di questo portale per l'aggiornamento del 90. Bari, Firenze, Ambo e Terno con il 90, quindi potete unire anche in Ambo, Terno, Quaterna, o fate come siete abituati a fare, partendo dall'Ambo, quindi Ambo, Terno, e poi la quartina per Ambo, Terno, Quaterna. È chiaro che se scegliete un solo portale potete anche valutare questa informazione al completo, quindi partendo dall'Ambo, i tre numeri per Ambo e Terno, e copertura anche con la Quaterna. Beh, è chiaro che dovete ascoltare solo un portale e non giocare o voler giocare tutti i numeri del mondo, quindi l'895 rimane a vostra disposizione, qualche linea ancora c'è, ma io ho già chiesto altre linee perché su questa informazione io e Marco ci crediamo veramente tantissimo. Clara. Lio notizia, Simona Ventura torna a Mediaset da Maria De Filippi. Io veramente farei una statua, Maria De Filippi, la Mediaset all'ingresso, no? Così come c'è il cavallo in Rai, Maria De Filippi all'ingresso di Mediaset, perché è fantastica, è veramente, c'è tanta gente che deve ringraziarla, E infatti Simona Ventura proprio a fine di questo mese tornerà per un programma del gruppo di Maria De Filippi, che la Fascino. E allora, vediamo un po' cosa dice la notizia. Ricorda appunto che la De Filippi negli ultimi anni l'ha accolta e coccolata all'Aventura. Ricordiamo che è stata giudice da Amici, poi è stata conduttrice di due edizioni di Selfie, Le cose cambiano, e poi è stata anche volto di Temptation Island VIP, tutti appunto programmi targati la De Filippi. Poi questo sodalizio si era interrotto perché Super Simo era stata corteggiata da Rai 2 nel tentativo di riassaporare una gloria soltanto in apparenza riaffiorata, perché non dimentichiamo, lei aveva fatto The Voice, che non era andata per niente male. Poi c'è stato un programma al mezzogiorno della domenica che non è stato indimenticabile, e poi il mezzo flop di Game of Games. Ora Simona torna a cedere al fascino appunto della concorrenza, prestando volto e voce in questo programma che si chiama Ultima Fermata, programma dedicato alle coppie in crisi. Il loro rapporto verrà sondato e approfondito sino al momento di una scelta definitiva che sarà richiesta ai protagonisti, quella di proseguire insieme o di lasciare per sempre il binario sul quale viaggiava la complicata avventura a due. Quindi sarà dove? Nella stazione centrale di Milano? Ma vedremo un po'. Lo so, perché infatti ultima fermata, chissà che... chissà cosa... cosa accadrà, vedremo. Mi sembra che sia nuovo come format. Sì, infatti, no? Dovrebbe essere nuovo, perciò sicuramente è una grande novità per quanto riguarda Mediaset. È chiaro che Simona Ventura ha avuto una carriera veramente molto molto bella in Rai, ma anche a Mediaset, ed è chiaro che purtroppo non tutte le ciambelle escono con il buco. Ci sarà sempre qualche programma che magari va meno bene di altri programmi. Ma questo, con questo titolo semplice coinciso, mi piace molto, Ultima Fermata. Vedremo, infatti, comunque ben venga, perché anche una come l'Aventura non può rimanere senza lavoro, perché è una delle migliori professionisti che abbiamo, e quindi non lo so, mancano veramente... o mancano programmi o... Secondo me mancano novità, delle novità, perché anche ultimamente, anche durante il Covid e in questi ultimi due anni, vabbè, sono stati anni difficili un po' per tutti, non ci sono state delle novità che comunque hanno incollato il telespettatore alla televisione. È chiaro che eravamo tutti incollati alla televisione perché eravamo tutti a casa, e di conseguenza è stata una cosa un po'
po' così, ma io penso che con delle nuove trasmissioni si possa raccogliere veramente tanto e diciamo in bocca al lupo a Simona Ventura per quanto riguarda questa sua avventura. Infatti, dai, speriamo bene, così la vedremo. Stavo impappinando di... Simona Ventura avventura. Avventura, non ci sta. Oh mamma mia, allora caro, e dai, allora ritorniamo in redazione per poco perché ho ancora delle linee per questa informazione legata al 90. Mi raccomando, fate vostra l'informazione perché è veramente importante avere le idee chiare per quanto riguarda appunto questa informazione. È un po' l'informazione base e principale. Allora, prima ho fatto un discorso: se voi ascoltate un portale, visto che i numeri di Dio e di Marco sono sempre ristretti, ristrettissimi, quindi non ci sono lunghette, sono massimo 4 numeri, potete iniziare a giocare l'ambo, il terno e poi unificare in ambo, terno, quaterna. Magari Michele, vediamo degli scontrini, perché ho visto molti scontrini che le amiche hanno giocato l'ambo secco 78-90 e poi hanno vinto anche l'ambo nei 3 numeri e anche nei 4 numeri. Soffermiamoci sullo scontrino precedente, perché vedete che era ambo terno e chi ha unito l'ambo al terno ha vinto più volte con gli stessi numeri, perché anche 74, 78, 87, 90 appartenevano a questa informazione che è arrivata al primo colpo di gioco. È chiaro che si può fare questa mossa semplicemente unicamente quando si sceglie di valutare un solo portale, perché si possono girare anche i numeri su se stessi e si hanno sempre poche schedine. Allora attenzione, perché il nuovo 90, quello di domani sera, avrà un ambo e un terno a Bari Firenze e avrà il terno del sabato sera ancora a Bari, ancora a Firenze, scusate, a Firenze è attesissimo il 90 perché ci sono più condizioni che lo confermano, e il terno del sabato sera col 90 sarà Napoli-Firenze. Vado in redazione per passarvi questa piccola ma grande informazione. Andiamo di là, grazie. E allora, ultima possibilità per l'895095, ripeto, 895095, dopo il tasto 3 avrete questa possibilità unica, irripetibile, possibilità di avere il 90 di domani sera. E allora il Bari Firenze dal doppio 45 avrà un ambo e un terno, avrà appunto l'ambo secco e il terno secco, mentre il Firenze-Napoli avrà il terno del sabato sera con il 90, perciò io adesso dico avanti tutta con il 90, perché questo 90 deve toccare più ruote, da tecnica, da statistica, da metodi, da sistemi. Io e Marco abbiamo estrapolato veramente il meglio con questa ottima condizione. E allora io vi lascio chiamare 895095, tasto 3, entrate e ascoltate da rete fissa, dai cellulari, l'informazione aggiornata. Vola sempre più su.
E allora 90 al top, terno del sabato sera con il 90, Firenze-Napoli, e il Bari-Firenze avrà un ambo e un terno. C'è in corso una novità, io Clara esco un attimino. Dove perché vai? Con Marco devo fare una cosa, un attimino, poco dov'è così. Marco? È lì, è nascosto, no? Nascosto, a tra poco. Va bene, ma chissà cosa ci sarà. Oh, non mi ha detto niente neanche a me, eh? Quindi state lì, vediamo che cosa succede, ma vuol dire che c'è qualcosa di molto importante e succulento per le stazioni di domani sera, quindi vediamo. Nel frattempo rimaniamo qui tra di noi a parlare di un'altra grande donna della televisione italiana, dopo aver appunto parlato di Simona Ventura, della mitica Maria De Filippi, e c'è adesso appunto Barbara D'Urso che tra poco... anzi martedì, già martedì 15 marzo debutterà con La Pupa e il Secchione Show, e lì saluto la mia amica Antonella Elia che sarà giudice, no? E quindi dai, mi fa molto piacere per lei. E invece per quanto riguarda la Barbara, lei si definisce rigorosamente secchiona. Intanto a TV Sorrisi e Canzoni parla appunto del programma, del casting. Lei dice che si è occupata personalmente di scegliere i concorrenti, infatti ci saranno 22 concorrenti con 11 coppie. Tra i volti già conosciuti in televisione ci saranno Flavia Vento e Paola Caruso, ma va? Tra le pupe ovviamente, poi Francesco Chiofalo, pupo anche lui, Aristide Malnati e Niccolò Scalfi tra i secchioni. Ci saranno anche Gianmarco Nestini, ex Geffino, che ha avuto molto successo in un reality spagnolo. Poi il fratello Luca Onestini, anche lui credo che ci sarà, sì. Poi le hanno chiesto appunto se lei, com'era lei a scuola, se era appunto più pupa o secchione, e dice che ha raccontato che da piccola non era molto brava in matematica e greco, anzi erano materie che odiava, ma dice che ha avuto un'infanzia particolare, dice che mi ha portato ad avere qualche problema nell'essere seguita bene negli studi, però dice che nel lavoro è una stacanovista convinta, questo è vero, lo pensiamo tutti. Dice sono una rigorosa, io pretendo tanto da me stessa e forse in questo caso divento secchiona, diciamo che sono rigorosamente secchiona. E quindi in bocca al lupo veramente a questa presentatrice, 64 anni, che quando vuole sa diventare anche pupa, perché lei appunto dice che si metterà i suoi décolleté, il tacco 12, il tubino, e quindi sempre molto femminile, quindi vedremo un po'. Stavo parlando della pupa e secchione, la Barbara D'Urso, ma intanto sì, ho saputo che hai visto? Inizia martedì 15, martedì sì. Infatti, ma dopo questa notizia vogliamo sapere la tua di notizia, cosa sei andato a fare? Un aggiornamento. Ah, però un aggiornamento di un ambo secco, l'ambo popolare, un ambo di due numeri straordinariamente importante per domani sera. Questa è un po' una novità e dopo la pubblicità avrò modo appunto di portarvi questo ambo secco di due numeri. A tra poco. A tra poco, bene. Allora torniamo con questo super aggiornamento. Anche durante la pubblicità gli ho chiesto cosa si tratta? Cosa hai preparato? Non mi hai detto niente? Misterioso, no, misterioso, assolutamente. Questo è un ambo secco, questo è un ambo un po' novità, quindi questo è veramente un ultimo lavoro di Dio e di Marco. L'abbiamo chiamato ambo popolare, questo è l'ambo popolare per domani sera con il 90. Beh, attenzione, perché questo ambo non ce l'ha veramente nessuno ed è
il massimo per quanto riguarda la ricerca degli ambi secchi. Allora, una sola ruota per quanto riguarda questo ambo diventa veramente importante. Ricordo che sui 90 numeri si formano bene 4.005 ambi, ma noi ne giochiamo uno su questa ruota. E allora attenzione, perché tutti coloro che domani vorranno tentare un solo ambo secco anche con un euro in più avranno la possibilità di avere questa piccola ma grande informazione appena aggiornata. Quindi questo è un aggiornamento live del venerdì sera. Io scappo in redazione perché voglio portare questo ambo a più persone possibili. Quindi redazione per quello che sarà questo ambo secco di due numeri. Andiamo di là, grazie. Allora, aggiornamento live in questo venerdì sera, il fantastico 89-22-88, ripeto 89-22-88, apre tutte le linee al costo di un caffè da rete fissa dai cellulari, quindi tutti potete entrare, ascoltare questo ambo secco e spendere veramente poco. E allora attenzione, perché aggiornamento live appena aggiornato, ancora nessuno ha questa informazione, fate la vostra perché sarà importantissimo domani questo ambo secco, ambo popolare, ambo di due numeri. Questo è un ambo novità, è un ultimo studio di Lio e di Marco. E allora valutiamo l'ambo popolare con il 90, quello che tutti vorrebbero giocare. Lo troverete adesso all'89-22-88, un solo ambo secco, una sola ruota, fantastico, perché è nel portale che costa quanto un caffè. E allora veramente non avete scuse, tutti avete questa piccola ma grande possibilità. E allora da questo momento via con le vostre chiamate, 89-22-88, tasto 3. Signori, entrate adesso per avere questa informazione. La redazione mi sta dicendo di dirvi di formulare il numero lentamente perché ci sono molte chiamate in arrivo per quanto riguarda questo aggiornamento live, per quanto riguarda questo ambo per domani sera, era appena aggiornato nel portale che costa quanto un caffè. Facile come bere un buon caffè, dentro nel bicchiere per me, per te. Dolce come brezza che scioglierà ogni amarezza che passerà. 8-9-2-2, 8-8-8-9-2-2, 8-8, e prendilo senza zucchero, solo se ti va, oppure molto dolce, in libertà, semplice come vivere. La sazietà e senti che profumo, ti piacerà. 8-9-2-2, 8-8, 8-9-2-2, 8-8, e le cose belle costano a volte poco, è uno dei vantaggi di questo gioco. È facile come bere un buon caffè, dentro nel bicchiere, per me, per te. 8-9-2-2, 8-8, 8-9-2-2.
dolce come prezza. Allora, è piaciuto tanto, eh? Diciamo no, no, non si può. No. Allora, quello che possiamo dire è che veramente è piaciuto un sacco, le amiche stanno ancora scrivendo, hanno trovato, qualcuno ha trovato l'occupato, sì. Ma comunque fanno i complimenti perché piace, eh? Quindi abbiamo ancora 3 minuti, non so se ci saranno ancora linee, cosa puoi fare Lio? E allora facciamo la risintonizzazione, così ricaricano nuove linee sempre in questo portale per avere l'ambo popolare, vai Clara. Allora ecco qua amiche, attenzione perché dal 15 marzo nelle Marche passeremo nel canale 15 e poi dal 28 marzo in tante altre regioni come per esempio l'Abruzzo e Molise passeremo appunto al canale 78, poi ancora in Piemonte, ecco, andremo se non sbaglio nel canale 10, ecco qua in Lombardia siamo già appunto nel canale 13, Veneto 15, Trentino Alto Adige 13, Friuli Venezia Giulia 13, Emilia Romagna al canale 12, e quindi risintonizzate ancora appunto i vostri televisori, sicuramente avete, dico sempre grazie ai consigli di Leo e di Marco e alle loro vincite, avete sicuramente comprato un televisore nuovo, un decoder, quindi risintonizzate i canali, se ci sono ancora problemi chiedete ai vicini, magari all'antenna del palazzo c'è qualche lavoretto da fare, non lo so. Comunque se avete appunto ancora non ci vedete, avete continuato ad avere problemi, andate su YouTube Casalotto TV, lì ci siamo sempre. E poi appunto prima o poi si equilibrerà, si sistemeranno appunto tutti i problemi tecnici in giro per l'Italia, quindi un attimo di pazienza e attenzione, scrivete secondo la vostra regione, scrivete il canale in cui ci vedrete. Allora Clara, siamo veramente agli sgoccioli, ma abbiamo ancora tantissime linee per quanto riguarda questo ambo secco, purtroppo vi devo mettere fretta, un ambo, una ruota, il fantastico ambo popolare di Lio e di Marco, ambo novità veramente per tutti voi, andiamo in redazione. Allora, fantastico portale 892288 al costo di un caffè, giocata novità, ambo popolare di Lio e di Marco, un ambo secco, l'ambo che tutti vogliono, l'ambo per domani sera. E allora questa è un'informazione veramente tosta che vi permette appunto di avere per domani sera questo ambo secco. È chiaro, visto che è solo per una ruota, lo potete puntare anche con un euro in più, o la va o la spacca. Fate lo vostro adesso e dopo la diretta 89 22 88. È un sentimento, un bastimento di emozione mentre vado a... questo appuntamento, quindi ci vediamo domani pomeriggio alle ore 2:30, è l'ultima occasione appunto di sentire i consigli di Lio e di Marco, poi ci sarà l'estrazione domani sera, quindi in bocca al lupo, buona serata, un bacio. E allora grazie a te Clara, grazie a Marco, grazie a tutti voi, ancora vostro lambo popolare all'80.